120 partecipanti a bordo di una sessantina di mezzi tra auto e moto d'epoca sono i numeri del raduno della scorsa domenica che ha preso il via da Isernia, in pieno centro, in Piazza della Repubblica, per gli amanti dei motori d'antan, una invitante opportunità per vedere da vicino e assaporare il fascino di modelli che hanno fatto la storia dell'automobilismo italiano e internazionale. Lusinghiera la risposta degli appassionati che ci hanno gratificato con la loro presenza, le parole di Maria Teresa Presto, presidente del Club Pentria. Diciamo che questa stagione, dopo 2 anni di stop, ha ripreso proprio bene, non me l'aspettavo nemmeno un'adesione così massiccia. Ci andiamo a Sepino e andiamo a vedere tutti gli scavi di Altilia. E spero, e molti non li hanno ancora visitati, spero che almeno gradiscano un'esperienza di questo genere. Beh, l'emozione è sicuramente forte, soprattutto perché dopo 2 anni di Covid ricominciamo con queste manifestazioni. Tra le auto che hanno suscitato la maggiore curiosità, le intramontabili 500 con Florindo Fierro del Club 500 di Campobasso. Quest'anno questa è la quinta uscita, sono con i miei soci di Campobasso che ci seguono sempre, abbiamo 10 macchine oggi che sono a Sorrento per un raduno, e altri sono andati in Abruzzo, quindi ci muoviamo e dobbiamo ripartire, la pandemia è finita, si riparte, precauzioni comunque quando c'è l'assembramento, ma le auto d'epoca non possono fermarsi.